Supporto l'iniziativa del segretario anche perché credo davvero che Carlo Calenda sia importante per il partito. Io ho avuto la fortuna di fare con lui la campagna elettorale nel Nord-Est, quindi ne conosco le capacità, le competenze e anche so quanto vuole mettersi a disposizione del paese, quindi veramente mi auguro che ci ripensi. Sul nodo vice premier, mi pare che le parole di Zingaretti all'uscita dal colloquio con il Presidente della Repubblica siano state molto chiare. Lei pensa che si è superato questo scoglio o si supererà? Bisogna chiederlo al Movimento 5 Stelle, il segretario Zingaretti è stato molto chiaro, credo che lo sia stato anche questa mattina nella direzione nazionale, ha avuto un pieno mandato e credo anche che abbia così detto al Presidente della Repubblica. Adesso aspettiamo che il Movimento 5 Stelle prenda la decisione, mi auguro giusta, insomma, anche nell'interesse del Paese. Cosa ne pensate del voto su Rousseau? Ma io non metto le mani nell'attività di un altro partito, è come se mi dicessero che non posso fare il referendum consultivo tra gli iscritti previsto dallo statuto del PD. Certo è che stiamo parlando però di una crisi di governo, stiamo parlando di consultazioni delicate e quindi credo che ci siano anche dei ruoli da rispettare e prima di tutto anche le prerogative del Presidente della Repubblica che non devono mai andare in secondo piano.